Su tutto il territorio della provincia di Chieti proseguono i controlli a tappeto delle forze dell'ordine durante le festività natalizie per verificare i Green Pass, l'uso corretto delle mascherine che in diversi comuni sono obbligatorie anche all'aperto, e per scongiurare la vendita di fuochi d'artificio, botti e petardi illegali o comunque non in linea con le normative. Il prefetto Armando Forgione conferma che la situazione negli esercizi commerciali non desta particolari preoccupazioni, mentre non si può dire altrettanto sul comportamento di alcuni cittadini, e a tal proposito lancia un appello. Natale è per tutti una festa importante, vedetevi pure in famiglia, fate il veglione, ma rispettate le regole, perché stare, un conto è stare a tavola, un conto è ballare in una sala, ecco, cioè, lo voglio dire proprio in maniera ferma, altrimenti l'ospedale si riempirà. Questo purtroppo lo dobbiamo dire, perché altrimenti vuol dire che ci nascondiamo, ma io non lo dico come una minaccia, lo dico come un gesto di amore verso tutti i cittadini di questa provincia, perché vorrei che loro si rendessero conto che queste limitazioni non sono per frenare, per chiudere, per abolire le cose, ma perché le cose avvengano sempre con quella consapevolezza, lo voglio ripetere, che è necessaria in questo momento. Le sanzioni sono state molto poche, i controlli sono stati tantissimi, quindi vuol dire che c'è un rispetto delle regole da questo punto di vista. Quello che mi spaventa è quando ci sono le feste, diciamolo tutto, o che siano di piazza o che siano in privato, la gente si dimentica che viviamo un momento pandemico, e questo è quello che mi fa stare preoccupato, perché qui si organizzano grandi feste. Abbiamo assistito, mi hanno mandato dei filmati dove su Facebook si vedono feste con 250 persone, tutte senza mascherina. E parliamo della provincia di Chieti. Queste cose mi fanno arrabbiare, lo dico con tutta onestà. Vuol dire che la gente ha dimenticato che siamo in un momento pandemico. Per il resto, invece, per quello che riguarda il commercio e i cittadini che vivono, voglio dire, anche questo Natale, fatto anche di acquisti, di compere, le regole sono state rispettate. Abbiamo rinforzato quello che sono i sistemi di controlli per i fuochi, per gli artifici che sono illegali. E soprattutto abbiamo mirato i controlli, soprattutto nella fase di stoccaggio, perché diventa quella una fase pericolosa, di andare a verificare laddove vengono custoditi questi artifici, magari anche legali, che però in grande quantità non possono essere stoccati se non in luoghi dove questo stoccaggio è consentito e non dovrebbe provocare danni. Ecco, questi sono i controlli che noi faremo molto attenti nella vendita, per vedere che non vengono venduti botti, come si dice, illegali, e nelle fasi di stoccaggio e di custodia.